Siamo tutti fuori classe ed oggi una versione bella bella lunga. Una versione bella bella lunga per una prova di maturità importante che dobbiamo andare a fare tutti prima o poi. O comunque quando raggiungiamo a livelli massimi dobbiamo arrivare. Dobbiamo raggiungere questi livelli. Questa che sarebbe una versione che potrebbe spaventare tutti. Sì, ci siamo passati tutti, anche io, davanti a... Quante sono? 3, 6, 9, quasi 15 righe. Beh, andremo a dimostrare che noi riusciamo a tradurla in meno di 10 minuti. Semplice, no? Ci può stare, dai, meno di 10 minuti. Facciamo un quarto d'ora, va bene, come vuoi. Procediamo con la tecnica speedrun, che già abbiamo visto in tanti video, che puoi andare a vedere anche tu nel nostro video dedicato alle tecniche di traduzione in latino. Io sono il professor Antonello e questa è la Delac, la 10 lo raccomando. Sono i migliori qui all'interno del nostro canale di YouTube, nelle materie umanistiche, in latino e in greco, ma anche in tutte le materie. Iscriviti e clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato con tutti i nostri video ed essere fuori classe, della tua classe. Dunque, in maris immensità de plurimi piscias natant e multum cimus supeditanti in colis ciditorum et urnium litoribus proximarum. Nell'immensità del mare nuotano molteplici pesci e approvvigionano, riforniscono molto cibo agli abitanti delle spiagge e alle spiagge delle città vicine. Nam piscis caro, gradum et suavem saporem prebet et utilis varietitudini hominum est. Infatti la carne del pesce offre, fornisce un grato e dolce sapore ed è utile alla forza, alla salute degli uomini. Etiam classibus navium, marutil est. Namita rundas maris veloce navigia navigare valent, et mercias novas agentes diversas vehere. Anche alle flotte delle navi il mare è utile. Infatti, tra le onde veloci del mare possono navigare i navigli, le navi, le flotte di navi e portare merci nuove alle diverse popolazioni, alle diverse genti. At se postes maradiovat, non sepe temporibus antiquis, piratarum naves errates ad regiones nostras veniebant, in litora militum multitudine me fundebant, urbes agros collium amenitates, vallium silvas, montium pendices occupabant, fruges ruris vastabant, clades miseris civibus inferebant, venia urbium invadebant, ferri nique edificia diruebant, ensibus incolas trucidabant. È trucidante anche sta frase, bisogna dire. Ma noi ce la facciamo come al solito e possiamo tradurre: ma spesso il mare aiuta i nemici. Infatti spesso nei tempi antichi le navi e le zattere dei pirati venivano alle regioni nostre, verso le regioni nostre, infondevano, facevano arrivare sulle spiagge una molteplicità, una moltitudine di soldati. E, il verbo sta qua, occupavano città, campi, devastavano i raccolti della campagna, portavano scontri, battaglie ai miseri cittadini, invadevano le fortificazioni delle città, interdum in mare oriuntur terribiles procelle, nubes in aere solem nigra caliginum scura, imbras violenti de cielo cadunt, fulmina crebra micant, unde navium latra pulsant. Spesso nel mare scoppiano, attenzione, questo è deponente, il mitico verbo orior, terribili tempeste. Le nubi oscurano il sole nell'aria, o anche le nubi nell'aria oscurano il sole con la nera caligine, con la polvere nera, no? Cadono dal cielo violente piogge, spuntano, balenano violenti fulmini, le onde spingono i fianchi delle navi e superano le coppe delle navi, Dunk. Omnes classium timor ingens invadit, et dis marinis precis tollunt, nomina Neptuni et Tritonis invocant, et sinax est sidera celi frustra oculis querunt. Allora,
Un grande timore invade gli uomini delle flotte. Rivolgono preghiere agli dei del mare, agli dei marini, meglio, molto più letterale, diciamo così. Invocano i nomi di Nettuno e di Tritone o Tritonia, dipende quale tradizione a voi piace. E se è notte, rivolgono inutilmente, cercano meglio inutilmente con gli occhi le stelle del cielo. Ora, considera molto interessante, ed è l'unica sbiolinata che ci permettiamo in questo video, semplicemente perché è di provenienza greca, no? Sider Sideris, il corpo celeste, la stella, molto meglio. Veterum notarum consuetudo fuit, parva statuas in pupibus navium ponere, et, post tempestatum finem, Neptuno suas matitas vestam consacrare. Fu, anche se possiamo metterlo come era, no? Possiamo fare così. Era vecchia consuetudine dei naviganti, dei marinai, porre, attenzione perché qui abbiamo una bellissima, cos'è, soggettiva, oggettiva, scrivimelo nei commenti, è la challenge di oggi, porre delle piccole statue sulle poppe delle navi e dopo la fine delle tempeste, un saluto alla nostra Alex, che corradica questo nome, consacrare, dipende sempre da fuit consuetudo, eh? Consacrare a Nettuno le loro vesti bagnate. Madidus, madida, madidum. Sì, lo utilizziamo anche oggi in italiano, vuol dire appunto bagnato, immagino, per esempio, madido di sudore, non bagnato di sudore, deriva tutto da qui. Quanto ce l'abbiamo messo? Beh, considerando tagli e altre cose, beh, siamo rimasti nel quarto d'ora, tanta roba, eh? Durante una versione di latino in classe, quanto ci metti a fare questa roba? Beh, secondo me, tanto, tanto, tanto. Questi siamo noi, questo è il nostro metodo, questo è ciò che noi insegniamo in questo canale. Quindi, se puoi tradurre anche tu a questi livelli, così, insomma, se vuoi affrontare la scuola ai massimi livelli, diventando anche tu un fuori classe, iscriviti, clicca sulla campanellina e poi, se vuoi andare più a fondo, ovviamente, se non ti basta, se vuoi anche investire in te stesso e vivere bene questi anni liceali oppure universitari, guarda sotto in descrizione. Perché c'è qualcosa per te. Io sono il professor Antonello. Iscriviti, clicca sulla campanellina. Guarda quante volte te lo sto a dire. Ti aspetto, non rimanere a secco dei nostri video. E noi ci vediamo la prossima volta. Come sempre, Calispera a tutti.